Buona giornata da Nico Schiodetto. Durante la vigilia di Natale importanti, grossi cambiamenti del tempo sullo scacchiere europeo. Ritroveremo un campo di alta pressione che sarà in elevazione verso nord, verso il Regno Unito e favorirà la discesa di una massa d'aria fredda dall'Islanda, dalla Scandinavia, proprio nel cuore del Mediterraneo. Nel corso di Natale, difatti, una zona di bassa pressione arrecherà instabilità dapprima sul nord-est e regioni centrali e poi Santo Stefano anche al sud, con venti freddi di grecale e neve sull'Appennino. Intanto giovedì ecco la parecchia nuvolosità che interesserà tutto il centro-nord, nubi irregolari con qua e là qualche goccia di pioggia, maggiori rasserenamenti al sud e sulla parte del basso Adriatico. Andiamo a vedere però le precipitazioni con zoom mediterraneo, eccole qui le deboli precipitazioni al nord, soprattutto tra Lombardia e nord-est entro la serata, Liguria, Toscana, qualche goccia di pioggia e a Libeccio umido da sud-sud-ovest che preannuncia il fronte freddo che valicherà le Alpi nel corso di venerdì, giornata di Natale, con venti impetuosi di tramontana e grecale via via più freddi. Andiamo a vedere quindi in sintesi la mappa dell'Italia per questa vigilia di Natale con nubi irregolari più compatte tra Lombardia, nord-est, deboli piogge in giornata, ma guardate le precipitazioni anche sul medio-alto versante tirrenico, deboli piogge invece sul basso Adriatico, il versante ionico, la Sicilia e Sardegna. Qui rimane un po' di alta pressione con schiarite ampie e temperature che saranno addirittura prossime ai 17-18 gradi. Freddo che per il sud giungerà nel corso di Santo Stefano. Dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.